Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. In questo momento Enrico Bertolino è impegnato nelle prove prima dello spettacolo e questa sera ci presenterà a tutti noi la sua ultima fatica teatrale, Passata la tempesta, con i suoi lampi di ovvietà. Intanto una cosa, ti è piaciuta la nostra città? Guarda questa torta qua, era intera quando siamo arrivati, per cui ci è piaciuta, sì, e anche il prosciutto. Però io sono arrivato la sera, mi dicevano che bisognava vederla di giorno, e quello che ho visto però mi è piaciuto molto, e vuol dire che c'è qua i muri tengono, per adesso. Beh, magari tornerai a visitarci anche di giorno. Con piacere, tant'è che ho fatto militare qua dietro, non lo sapevo, ero nella zona dei Colli Euganei, e mi sono perso questa opportunità perché all'epoca non avevamo quella cultura o quella interesse per le zone limitrofe, però tornando molto volentieri. Qual è il segreto della comicità tua? Beh, non è un segreto, cioè penso che sia il fatto che ti diverti, se tu ti diverti si divertono gli altri, e ci devi aggiungere un filo di memoria, una ottima presenza musicale come quella del maestro Ciavarella e degli autori bravi e un regista che ti dia modo di tirar fuori il meglio di te. Pianura News, vi saluto, auguri, buon Natale e un vada via al Q che porta bene. Grazie. Grazie Enrico. È stato sold out questa serata, il pubblico si è divertito, tanti sorrisi, tanti applausi e anche qualcosa a cui pensare questa sera. Per seguire tutta la programmazione che si svolgerà nelle prossime settimane, sia della rassegna teatrale che di tutte le manifestazioni cinematografiche, potete guardare anche il sito www.bellinicinemateatro.it.